facessi la Volkswagen che gli ho venduto. Riconosco quell'auto. Te ne ricordi? Sì, è del 55. L'ho comprata nel New Jersey. È un'auto bellissima. Sono contento che ce la prendi. Molto rara. Esatto, l'ho prodotta 2 anni, nel 54 e nel 55. Dopo aver visitato la collezione di Jim, è il momento di svelarti il motivo della mia visita. La mia tecnica di vendita è portare l'auto al cliente. E le metti sotto l'occhio di vita, esatto. Allora, sei pronto? Vediamo. Pronto a vedere cosa ti ho portato? Bene, una coppia. Sì. Quando Wayne è entrato dalla porta, sapevo che aveva qualcosa di unico. Per lui vederne due è stato davvero un sogno. Credo che questo colore si chiami il Pacifico. Sì, non se ne vedono a volte di questo colore. No, sì. Gli interni sono originali e anche l'headliner. Nel momento in cui ho aperto il portellone e ha cominciato a fare dei commenti sulle auto, sapevo che aveva già bloccato all'ala. Guarda che bella vedi. Sì, alla sua targa e molte delle prime dia sono arrugginite. Attorno ai farri, sì. Quello che le rende così diverse dalla Beagle non è arrugginita. È che i parafanghi della Beagle erano aggiuntivi. Esatto, questi non lo erano. Sì. Erano saldati. Che ne dici? Vuoi guidarne una? Andiamo. La cosa fondamentale in ogni auto è guidarla. Facciamoci un giro. Possono sembrare buone, ma se non vanno bene, da fare è praticamente saltato. Diamoci dentro. So che queste auto vanno bene, quindi ho voluto che Jim potesse guidarle un po' attorno all'isolato. Abbiamo scelto il coupé. Le marce si cambiano bene, alla guida sembra un'auto moderna. Quest'auto va benissimo, così. Sì. Sai una cosa, è un'ottima auto, non è un rottame arrugginito. È solida, niente sudorii o rumori. Si potrebbe dire che l'auto è in ottime condizioni. Con queste diventi un vero condizionista di auto, è magnifico. E per me è un'ottima scusa per comprare l'auto. Ha chiesto se potevamo portarle nella sua concessionaria in modo che il suo amico Dave gli potesse dare un'occhiata per controllare se il numero di serie sui motori corrispondesse a quelli dell'epoca. Stanno bene qui dentro. Belle, belle. Ogni officina dovrebbe avere un Roger. Diamo un'occhiata. Di Roger ce n'è uno, ma Dave gli somiglia parecchio. Fa questo lavoro da tanto tempo. Conosci queste auto a menadito. Sa cosa cercare. Solo la vecchia scuola si sdraia a terra. E sa dove possono esserci problemi. Perché un fedore, una cliente di nuovo. Ha un buon occhio per le auto. Ne sa parecchio, questo è certo. Sto cercando il numero di serie del motore. E poi lo confronto per scoprire in che mese è stata costruita sia il motore originale. Sì, fatto. In questo modo mi fa acquisire valore più di quanto non ne abbia. Ah, eccolo, è stata fabbricata tra settembre e ottobre del 61, quindi numericamente l'anno giusto per l'auto. Beh, ci siamo, perfetto. Allora, cosa hai scoperto, Dave? Cosa ho trovato? È un'auto solida. Sì, il motore corrisponde praticamente all'anno, è magnifico. Pensi che sia buona? Sì. Cammina bene? Ah, sì. In base alla mia descrizione e al controllo di Dave, siamo vicini a chiudere un affare. Che cosa ne pensi? Parliamoci chiaro e... Ah, la cosa più importante. Cioè, è il periodo di Natale. È il periodo di Natale. Il ministro di Natale. Di fare regali. Io vorrei tornare a casa con il rimorchio vuoto. Solo una cosa, solo un'occhiata, tutto qua. Avevo una cifra in mente, gliel'ho proposta e lui ha replicato con un'altra. La contrattazione è durata forse 30 secondi. Essendo un rivenditore d'auto e tenendo auto tutto il giorno, sono la persona più facile a cui vendere. Allora? Vado a casa con il rimorchio vuoto. È fatto. È magnifico. Ci siamo messi d'accordo, ci siamo stretti la mano. Gina è felice. Io sono felice. Non era un'auto difficile, quindi. Le ho semplicemente detto che le volevo e abbiamo trovato una soluzione. Grazie mille. Grazie a te. È stato un piacere. Quello che facciamo è vendere passione. Jim è veramente appassionato di Volkswagen. La cosa più importante che ho ritrovato vendendo le auto a Jim è che
La tua ricetta per una tavola perfetta? Un po' vino e qualche bicchiere di scotta alla Madonna. Passa la fine di famiglia. Basta, posate. La mia è Finish Point, dove l'altezza e perfezione. Io uso PowerGel, il pulito, brilla e io lavo tutti i nostri occhi. Finish con l'altezza e protezione. Raccomandato da 9 consumatori su 10. Quale è la Coca-Cola con zuccheri di zero calorie? Non l'ho mai provata. A cosa sarò rinunciato? In questo episodio, un bello spettacolo, il brutto tempo paralizza la coppa, una coda infinita, un veterano, come c***o ne usciamo, e un ragazzo di città, come vanno le ruote? Bene, lottano contro il ghiaccio, scendi c***o, veloce c***o, vai! E la squadra dell'Alberta affronta un recupero così difficile. Devi tornare indietro! E resiste ai mezzi più grandi. Oh! E a Dada. Non ce la faremo. La Kokihala Highway viene difesa da coraggiosi autisti di carri attrezzi, pronti a risolvere ogni disastro. Perché chiudere la strada è impensabile. Si trasforma in ghiaccio e non si riesce a spargere la sabbia abbastanza in fretta. Cercare di eliminare il ghiaccio non sarà affatto facile. Credo di aver finito la sabbia, non sento niente. In uno dei giorni più trafficati dell'anno, gli automobilisti sono bloccati. Sapete, sulla costa è bello e soleggiato. Poi si arriva in montagna e dall'inferno. Ho superato un'auto e tutto si è trasformato in un incubo. Mio marito è passato sul ghiaccio e il veicolo è slittato. Questa strada è completamente ghiacciata. Nel pomeriggio, a sud della galleria Paravalanche, Great Bear, c'è un'ambulanza ribaltata. La strada ghiacciata inizia a fare il divento. Non si può arrivare all'incidente, è tutto bloccato. Vicino al punto in cui è bloccata l'ambulanza, due auto articolati si sono scontrati. Chi non può salire, è troppo scivoloso. Hanno già mangiato abbastanza, ragazzi, eh? Quanto mangiano! Pazzesco.